Vi ritrovate ragazzi sul canale di Gellots, nuovo episodio della nostra partita dove facciamo scontrare i robottoni contro gli orsi spaziali e gli ottomani e altri protagonisti. Una volta c'era il Papa, ora non c'è più. Nell'episodio di oggi credo che sia giunto il momento di spiare un pochino nel di dentro delle nazioni, vedere un attimo come stanno. Allora, loro sono in deficit, però hanno manpower e hanno anche la possibilità di fare un bel po' di navi, da quello che vedo. La stabilità è positiva, quindi tutto sommato va bene. La corruzione non è tanto alta. Vedo che non hanno problemi per quanto riguarda il numero di territori troppo elevato, quindi va bene. Cosa che invece immagino avranno i sintetici, visto che tutti i loro territori fanno abbastanza schifo, anche se hanno fatto di sicuro un po' di development. Comunque, la situazione è questa. Non ho intenzione di fare console command, eccetera, come abbiamo fatto in passato per dargli un attimino di manpower a loro. Però diciamo che se la stanno cavando, forse quel boost là non è neanche servito molto, dirla tutta. In questo momento sono andato avanti un po' di anni, siamo nel 1700. Cosa sta accadendo? Vajagar è in guerra con Delhi, ma vogliamo invece gli stati più interessanti. Tag Tur, questi mi immagino siano super ricchi con 1,5 milioni di manpower, infatti guadagnano 200 ducati al mese e stanno addirittura. Potrebbero. La Golden Era l'hanno già avuta. Chissà gli altri, non l'ho controllato. Adesso vediamo. Però potrebbero scegliere uno dei poteri qui, magici. Vediamo un po' qua. J. MN. Vediamo se loro hanno già avuto la Golden Era. Non hanno ancora avuto la Golden Era. Attenzione! Quindi potrebbero giocarsela al momento più opportuno. Adesso invece guardiamo gli ultimi. Tag Sin. Sì, giusto. Allora, vediamo un po' i nostri sintetici. Hanno un manpower abbastanza simile a quello ottomano. Possono propagare la religione con le three companies. Bene, hanno già avuto la Golden Era loro. Sono attualmente in Golden Era. È partita nel 1700, preciso, perché finisce nel 1000. No, non è vero. Sì, invece, perché finisce dopo 50 anni. Quindi, attualmente i sintetici sono in Golden Era e ho visto che stanno spostando un bel po' di truppe sul confine ottomano. Quindi, chissà cosa hanno in mente di fare. Hanno un income di 383 e la loro corruzione ha purtroppo too many territories più 0,80. Però loro ovviamente hanno molti più territori, avendo tutta l'Europa, che sono tantissimi territori minuscoli, ma per via della loro politica di sterminio hanno tutti Dev 3, Milano con Dev 3, quindi purtroppo è così, un mondo molto, molto piatto e rosso. Tra l'altro sarebbe stato interessante magari fare una partita simile, ma con custom nation o nazioni messe in giro per il mondo. Potremmo ripetere questo esperimento con la possibilità di avere il dev tutto piatto, tutto a 10 o qualcosa del genere. O magari anche. Aspettate, qua intanto facciamo che prendiamo il controllo di una nazione un pochino più piccola che dovrebbe magari anche scomparire dalla mappa. Allora. Ce la posso fare. Tag. Tid e poi observe. E torniamo qua a goderci lo spettacolo. Dicevo, c'è la possibilità di far spawnare le nazioni a caso, ma tutte le nazioni, le tag che esistono, quindi potremmo avere nel 1944, 1444. E dai, l'impero romano per esempio, lui non è alleato con molta gente da quello che vedo, ma tu Padeli, Kazaki, Yeme, Mutapa. Quindi immagino che Vajanagar abbia intenzione di scavalcare la classifica, o comunque non potrà farlo, ma avvicinarsi tantissimo qua e spingere Delhi verso il basso. Questo avvantaggerà gli orsi in questo momento, perché avranno una preda facile. Qua intanto vediamo se c'è la possibilità di che compaia, che avvenga una guerra. Non so neanche quale sia il termine più corretto, insomma. Hanno un bel po' di truppe tutte sul confine, eh? Mentre il nord è particolarmente sguarnito in questo momento. I sintetici non sono ancora stati in grado di invadere l'Inghilterra, anche se sono riusciti a sbarcare in Irlanda. Basterebbe per loro posizionare qui in Irlanda delle truppe e dichiarare guerra. Poi hanno superiorità sia navale che di uomini che di qualità, però non lo vogliono fare. Questo
Quindi in questo momento, come dall'inizio della partita, io tifo per gli orsi, anche se sono messi molto male. Ma vediamo cosa succede. E devo dire che sto simpatizzando sempre di più per Vajanagar. Per me è Vajanagar, poi magari non è la pronuncia più corretta o più politically correct, ma a noi va bene lo stesso, direi. Chi sono questi? La Corea sta colonizzando la baia della California, qua si chiama così comunque, giusto? Il Messico. Esatto. Il Marocco sta colonizzando da questa parte. Gli inglesi non mollano, sono ancora presenti qui, ma non stanno colonizzando più come una volta. Il Portogallo immagino non esista più. Invece sì. Ah, eccolo qui. Ok, quindi c'è ancora il Portogallo. Guerra con Dali, Bengal e Corea. Ah, attenzione, attenzione, attenzione. Potrebbe uscire fuori qualcosa di grosso. Mutapa che possiede dei territori qua. Comunque, secondo me devono sistemare un pochino d'arma. Vedendo il gioco così, perché che Mutapa vada a comprare territori qua mi sembra un pochino irrealistico. Poi magari mi sbaglio io. Però è un pochino irrealistico. Cioè dovrebbero fare, non lo so, che devi avere almeno un certo gruppo di idee, una certa quantità di stati, territori. Cioè Mutapa, ragazzi, è questo, eh. Va bene tutto, ma che possegga territori vicino a Pechino in Cina mi sembra un attimino esagerato. E anche Makuha, ovviamente. Ma vabbè. Allora, guerra con la Transoxiana, vedo. E Crimea, bella. Mi piace questa guerra, bravo. Diventa più grosso, quello che tutti noi vogliamo. E fermi, è avvenuto. Allora, mentre c'è la guerra tra Transoxiana e qua, gli orsi per adesso le stanno prendendo, ma penso che sia anche questione di tempo, cioè chi ha l'impero grande deve spostare le truppe. Quindi verifichiamo un attimo com'è lo stato di questa guerra e poi ovviamente ci dirigiamo dove c'è il vero conflitto per il controllo del pianeta. Allora, qui attualmente non ci sono molte possibilità per loro. I sintetici sono comunque in guerra anche con altri. Ah, allora, ok. La guerra non è tra ottomani sintetici, ma è tra ottomani e Bengal. Però Bengal è vicino alla scomparsa. Intanto vedete che Delhi sta andando avanti. Comunque, concentriamoci sul fronte che importa. E non spostiamo la telecamera per un po'. Vediamo un po' che cacchio succede, ragazzi. Questi qua picchiano tanto, sono tanti. Ho 9 FPS, quindi non so che cacchio state vedendo voi. Quindi zoom un attimino indietro. 13. 11 fps, a parte che quando scrollo indietro peggiora la situazione. Ok, adesso 12, 13. È un po' una zona calda. Stiamo così, così ci vediamo entrambe le guerre. Purtroppo o abbasso la velocità. Proviamo a abbassare la velocità, magari riusciamo a goderci un attimino meglio la guerra. Solo in questo momento, dai. 30 fps. 4. Allora, vediamo un po'. Qua c'è una flotta di navi pesanti che sta reggendo contro tutte queste. Ci sono anche degli ammiragli mica male, ma ovviamente non c'è molta possibilità per le navi pesanti di vincere qui. Ho visto bene? Ah no, era una flotta. Ok, la Crimea da che parte sta? Scusa. Ok, non esiste più la Crimea, addio. Quindi significa che anche tu sei in guerra? No, perché evidentemente la Crimea era alleata dei Bengal, probabilmente, che fra poco non esisterà più, i sintetici qua stanno dominando, e gli orsi stanno ricacciando indietro, come vedete, la Transoxiana, quindi ci sarà da divertirsi, perché qua fra un po' gli orsi, cioè i sintetici si metteranno tra gli ottomani e gli orsi, quindi potrebbero fare un bel panino. Comunque, attualmente sembra che i sintetici non riescano ad avanzare e continuano a perdere, anzi. Un altro scontro qua. Sempre meno navi pesanti e sono aumentate invece le galere. Ci sono ancora quelle della Corea, che ovviamente, della Crimea, scusate, che esiste perché possiede territori in tutto il mondo.
perché le ha acquistate, e qua Ottomani ha dato i territori a Bengal, che è ancora il war leader. Cosa preoccupante, perché in realtà fra poco Bengal non esisterà più, mancano pochissimi territori e di conseguenza tutto tornerà a essere libero. Ma questa volta, ragazzi, non c'è un vantaggio incredibile degli ottomani, quindi potrebbe essere davvero il momento in cui la guerra passa dalla parte dei sintetici. Qua un'altra battaglia, hanno vinto gli ottomani alla fine, perché erano davvero tanti. Comunque che qui il numero conta, eh? Vediamo un po' i numeri. Allora, beh, qualità lo sappiamo, i sintetici battono gli ottomani nell'uno contro uno sempre, ma a livello di numeri sono comunque di più i sintetici, che hanno ancora manpower, mentre gli ottomani l'hanno finito. E abbiamo verificato all'inizio del video che avevano 300k, quindi i ragazzi li hanno proprio annichiliti. E penso che inizierà adesso una fase di avanzata dei sintetici, che se dovessero conquistare qua potremmo anche definirli vincitori assoluti. A questo punto gli unici che potrebbero tenerli a bada sarebbero gli orsi, ma che sapete hanno diversi problemi sia di uomini, cioè sia di qualità che di quantità di truppe che di income rispetto a loro. Quindi nonostante gli orsi spaziali... attenzione! Attenzione! Alla fine chi la dura la vince, ragazzi. Non so come, ma sono riusciti a battere la flotta ottomana e a respingerli. E sta iniziando l'invasione da questa parte. Hanno riconquistato la Mesopotamia. Ora qua non sono ancora scontri con numeri alla pari, diciamo. Ma Bengal non esiste più, quindi la guerra dovrebbe essere proprio contro la Corea in questo momento. Corea, Ottomani e Crimea. Quindi eliminata la Corea, cosa che non so se sta avvenendo tra l'altro. Ma forse sì. Occupato da Junzhu. Boh, vabbè. Junzhu, che cacchio è questo qua? Che è un tributario suo, quindi no, non sta avvenendo nulla di tutto ciò. Intanto vediamo qua cosa succede. È un pochino più ferma la guerra. Stai perdendo purtroppo. Questo mi spiace tanto a me, perché sapete tutti chi tifo. Non ci sono, hanno fatto pace, non ci sono più territori occupati, ma i sintetici sono riusciti ad arrivare all'interno dell'Arabia e hanno riconquistato una parte di Mesopotamia. Mentre qui così hanno preso Ragusa, attenzione, hanno preso Ragusa e sono arrivati fino a Corfù, che forse non mi ricordo, perché era del Papa, non mi ricordo che fine aveva fatto. Quindi hanno preso un bel po' di territori davvero. Sì, vedete, Corfù, la Bosnia, forse Ragusa gliel'hanno rubata un altro momento. Tutta questa parte gli hanno rubato questa. Quindi i sintetici hanno già vinto la guerra contro gli ottomani. Adesso bisogna vedere se ci sarà possibilità per gli orsi di dire anche la loro, ma il development inizia a parlare chiaro. Quindi concentriamoci da questa parte. Ora sembra che loro non siano più in guerra con nessuno. Gioco, rispondi. Wait. No, sono in guerra con la Great Britain, immediatamente. Intanto da questa parte le cose come stanno andando, chi lo sa. Stai perdendo ma meno, sta perdendo ma molto meno rispetto a prima. L'invasione della Great Britain non è una cosa reale ancora, nel senso che non hanno posizionato le truppe in Irlanda e quindi se le cose andranno come abbiamo visto finora non c'è possibilità di invasione, però abbiamo visto utilizzare molto bene la flotta da parte dei sintetici, sono riusciti a battere la flotta ottomana. Di conseguenza potrebbero anche tentare un'invasione questa volta. Qui così ci sono ancora più truppe inglesi al momento, quindi non sembra. Allora, gli inglesi hanno conquistato completamente Xiu, o come cacchio si chiama, e immediatamente sono stati attaccati dal Messico. E la qualità delle truppe la vedete qual è, quindi c'è poco da fare. Chissà se ci sarà un'invasione. Non vedo la flotta sintetica attualmente. Provo a tornare a velocità 5, ora ci sono meno truppe che si muovono. Intanto qua come va? Temo tu abbia fatto pace. E vedo che il confine della Transoxiana è aumentato. Questi
Quindi hai perso contro la Transoxiana. Questa ovviamente è una pessima notizia, perché tu dovresti essere in grado di battere ottomani sintetici, o un battere, perlomeno non perdere subito, ma se perdi contro la Transoxiana, diciamo che le possibilità sono sempre minori. Quindi penso che ormai il destino del mondo sia in mano ai robot. Non voglio pronunciarmi troppo presto, perché può accadere ancora di tutto. Considerando comunque che i robot non hanno bisogno di far pace, hanno un vantaggio incredibile contro ogni altra persona, ma se dovessero essere completamente distrutti e occupati da ottomani e un'alleanza ottomana orsesca, cosa che non può essere perché si odiano pure loro, ma ci potrebbero essere delle possibilità. Qua io vedo la tua flotta, non vedo le tue navi da trasporto, ma so che hai una flotta, ecco qui. Allora, 123 navi pesanti contro 50 galee e 38 navi, quindi la flotta inglese penso che finirà nel fondale del Mare del Nord, anche se sta vincendo, non ha il più uno perché non è sulle coste, ma è qui in mezzo al mare. Probabilmente sta vincendo la flotta inglese, perché ha 37 contro 32. Ma sono arrivate altre navi? Sì, quindi la flotta inglese ormai non può più vincere questa battaglia. Anche se non vedo questo gran vantaggio. 21 contro 63. Quanto sta durando questa battaglia lo sapete solo voi. È incredibile. La più grande battaglia navale nella storia dell'umanità e dei robot, direi anche. E non affonda più neanche una nave. No, ora sì. Stanno iniziando a perdere tutte le navi pesanti, robot. Gli inglesi hanno ovviamente dei buff assurdi alla loro flotta, ma non mi aspettavo di vedere ciò. Manovra 5 contro manovra 3. Hanno comunque il doppio delle navi pesanti e il risultato come una vittoria della flotta sintetica, ma a carissimo prezzo. Certo è che battuta la flotta inglese hanno già battuto quella ottomana, poi non ci sarà più nessuno da battere, però caspita, li hanno proprio massacrati. Kazakh e altri pistolini. Afghanistan è quello là. Ok, vabbè, quindi per una provincia sola. Tu non sei in guerra con nessuno, tu con nessuno. Gli ottomani sono qua che... No, sono in guerra con Wu. Jaman e Jin. Aha. Chissà se Wu vuole cacciare gli ottomani fuori dalla zona qui inglese. Dove tra l'altro hanno creato... Vabbè, non lo posso vedere da qua, immagino. Sì, ma hanno creato tutte le strutture delle Trick Companies. Infatti hanno un sacco di Force Limit. Stiamo tutti aspettando l'invasione navale. Questi qua hanno invaso un pianeta e non sono in grado di invadere un'isola, ragazzi. Cioè, una... sono riuscito a invaderne una, ma quella sbagliata. Se avessero invaso questa, sarebbe stata tutt'altra storia. Nel resto del mondo come va? Comunque qua gli inglesi stanno vincendo. Quindi tutto sommato immagino che gli inglesi stiano vincendo anche la guerra. Cari sintetici, parate a giocare. Meno 13, sì, la stanno vincendo. Probabilmente finirà con un'altra pace. Finirà con un'altra pace. Perché adesso non vedo neanche più la loro flotta, anzi vedo una micro flotta inglese che va in giro a picchiare tutti. Che è tornata una flotta tutto sommato decente dei sintetici, che continua a girare qua attorno, tra l'altro attorno alle isole britanniche, cioè i mari che fanno parte delle loro coste, loro sono ancora più forti se hanno preso quella policy, ma penso l'abbiano fatto. Insomma, intanto ce lo siamo completamente persi, ma i sintetici hanno eliminato completamente Farsa dall'equazione. Bene, o male, non si sa. E sono vicini alla Transoxiana, quindi potrebbero essere loro a eliminare la Transoxiana. Qua sono quasi arrivati a 4.000 di dev, che è molto poco per quello che posseggono, ma vi ricordo che appunto loro abbattono completamente il development quando occupano e contemporaneamente conquistano i territori.
Purtroppo qua non c'è l'invasione tanto sognata. Bisognerebbe davvero insegnare agli AI come fare. Si sta perdendo anche battaglie navali in turno. Quindi, ok, è riuscita a recuperare qua la questione. E forse ora potrebbe anche invadere Porto Rico, se avesse delle flotte. Qua davvero tantissime truppe. Chissà se attaccherà Afghanistan, Delhi. Potrebbe conquistare lui l'India, eh? Qua l'unico rammarico che tutti hanno, cioè almeno io che tifavo per loro, è che sono diventati imperatori cinesi, ragazzi. Quello davvero, se non ci fosse stato l'impero cinese, chissà che cavolo sarebbe successo. Infatti potremmo rifare un'altra partita con le impostazioni diverse. Voglio vedere però cosa ne pensate di questa, che la sto registrando tutta di fila, quindi non ho fatto in tempo neanche a vedere se mi avete dato suggerimenti, far vedere qualche mappa ogni tanto, tipo guardate quanto cavolo hanno convertito loro, mentre qua confucianesimo e non so che religione abbiano, sono animisti, sono tornati a essere animisti. Probabilmente sono confuciani, confuciani, sì, confuciani, esatto, e hanno accettato la religione animista, mentre la religione sunnita controlla tutta l'Europa e ha convertito parte della Spagna, della Francia, la Toscana, la Boemia. L'unico baluardo della cristianità praticamente è l'Inghilterra. Che ragazzi? Ah, ok, no. Pensavo avesse vinto la guerra e riconquistato l'Irlanda, invece no. C'è stato un cambio di tono improvviso, ma non era giusto. Allora, qua gli sta conquistando pian pianino tutte queste isolette. Quindi la flotta per sbarcare ce l'hanno, solo che non la stanno usando nel posto giusto. Gli basterebbe davvero sbarcare qua una volta. Oddio, hanno tante truppe, eh? E più aspettano peggio è. Perché l'Inghilterra ovviamente magari si fa pure l'idea di quantità e ha tante truppe in difesa. Quality. No, quantità non le ha. Però vedo qua un 130.000 uomini in difesa dalle isole britanniche. È un bel po'. Vediamo un po' se c'è la tregua qua, Great Britain, no, non c'è la tregua con loro, quindi potrebbe tranquillamente batterli. Potrebbe tranquillamente andare a fargli la festa. E gli ottomani stanno ancora perdendo la guerra contro V. Ovviamente V avrà dichiarato il conquest e ha conquistato per adesso quello che doveva conquistare. No, Imperialist War. Ah, è una guerra difensiva. Ok, quindi ha la capitale libera e di conseguenza lui è a posto. Intanto c'è una guerra interessante contro Delhi. Qua gli orsi però mi stanno deludendo ogni giorno di più, purtroppo. La Transoxiana ha deciso che lei è una protagonista e quindi sta conquistando l'Afghanistan. Non lo lascia fare agli altri. Io non vedo l'ora che entri in classifica qua, ragazzi. Qua ho visto spostarsi un po' i nomi. Allora, tu sei in guerra. Ragazzi, fermi tutti. Questa ce la vediamo nel prossimo episodio. Ma se la guerra con l'Inghilterra è finita, e infatti si è riconquistato un pezzo di Irlanda perché ha perso, siamo giunti al momento clou. E il prossimo episodio sarà un episodio molto importante perché potremo purtroppo vedere la fine completa dei nostri orsi. Che ripensandoci basterebbe non partisse con una religione o pagana o orientale, e quindi non, in quel caso non diventerebbero parte del. Potevo farli partire in India, sarebbe stata una figata, vabbè. E ci sarà lo scontro tra gli orsi e i robot, quindi finalmente la serie arriverà al momento in cui il suo nome ha un senso, quindi robot contro orsi, mentre gli ottomani ormai sono stati zittiti. Anche perché stanno perdendo contro un tributario degli orsi addirittura. E mentre purtroppo gli orsi non hanno neanche una truppa qua, mi immagino un'avanzata senza possibilità di essere fermata dai sintetici. Quindi vediamo velocemente, prima di salutarci, la qualità delle nostre truppe. Hanno lo stesso livello di disciplina, ma hanno una differenza morale incredibile. Tra l'altro forse sono anche difensori della fede. No, però sono in golden era. Professionalismo è il medesimo.
hanno più tradizione, quindi sono di più e più forti. Quindi i pronostici di sicuro non sono dalla parte degli orsi, che tra l'altro sono pure in guerra con Delhi e non riuscivano a vincere neanche quella guerra lì. Quindi la mappa la vedete, però il development non è così sbilanciato, alla fine è solo il doppio. Anche se guardare dalla mappa qua sembra molto di più, ma in realtà appunto questi territori sono tutti desertici ormai. Dai, ci salutiamo qua, ci vediamo nel prossimo episodio, dove uno dei nostri tre contendenti potrebbe salutarci, dopo che i sintetici hanno già menato il secondo in classifica. GG a tutti!